in Italia, a Roma, accanto al suo maestro di sempre. Una storia tra affetti e memoria che ci racconta Guido Del Turco. Massimo Maestrelli, qui riposa suo padre ed altri familiari. E tra breve? E tra breve sarà in piacevolissima compagnia di una persona che ha condiviso con lui le più grandi gioie calcistiche, sia sua che di babbo, e della Lazio. Nome e cognome? Giorgio Chinaglia. Per chi ha conosciuto la loro storia, quando la TV era in bianco e nero, Giorgio Chinaglia e Tommaso Maestrelli erano una sola cosa. Di quella squadra, la Lazio, l'uno era il leader indiscusso, il bomber, l'altro l'allenatore, il padre di ogni giocatore, il maestro. Chinaglia, che ha trascinato la Lazio verso lo scudetto del 74, per ora riposa in un cimitero degli Stati Uniti. A breve la salma viaggerà verso l'Italia per essere tumulata nella cappella della famiglia Maestrelli, nel cimitero romano di Prima Porta. Un suo ex calciatore, Giancarlo Oddi, mi chiese la cortesia di poter portare una fotografia di Giorgio all'interno della cappella. E io gli dissi, ma perché anziché portare la fotografia non ci portiamo proprio Giorgio? Per portare Chinaglia a Roma si sono mossi un po' tutti gli amici di Giorgione. Il grande desiderio sia della famiglia e di tutti noi amici che stiamo seguendo questa operazione. Una lettera della prima moglie di Chinaglia conferma che tutte le pratiche burocratiche sono state espletate. La salma di Chinaglia sarà imbarcata a Miami e atterrerà a Fiumicino tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. La favola ha vinto sulla burocrazia. Tutte le pratiche sono state sistemate. Aspettiamo l'arrivo di Giorgio, il suo ultimo desiderio è di tornare tra i suoi tifosi.